È stato sempre il primo della classe, papà neurologo e madre pediatra, un fratello e una sorella. Cresce con la nonna che gli legge Molière e Mauriac. Giovanissimo incontra Brigitte Rognaud, insegnante di francese e di latino a scuola e al corso di teatro. Si innamorano, i genitori lo mandano a Parigi per dividerli, ma lui promette che tornerà. Nel 2007 la sposa, anche se ha 24 anni più di lui. Un anno dopo si laurea a ENA, la grande scuola che forma gli alti funzionari francesi. Entra nella banca d'affari Rothschild e fa la conoscenza del mondo finanziario. Dopo poco tempo lascia l'impiego. Il 15 maggio 2012 il presidente socialista lo nomina consigliere economico e ad agosto è promosso ministro dell'importante dicastero. Il mondo e l'Europa sono in crisi, sconvolgimenti epocali, globalizzazione, migrazioni, robotico, scuotono equilibri economici consolidati, modificano le classi, creano diseguaglianze e disparità. Macron oscilla fra ricette neoliberiste e austerity. Non si discosta da linee tradizionali e il suo percorso è anonimo e grigio. Si dimette senza motivazioni specifiche e, dopo una breve crisi, fonda il movimento En Marche in cammino, che vuole essere il superamento di qualsiasi ideologismo, il coagulo di proposte concrete, mutuate indifferentemente da destra o da sinistra, sullo scenario di un'Europa interdipendente e riformista. Macron ha 39 anni, è il più giovane dei presidenti francesi, ha tre figli, è nato il 21 dicembre del 1977. Per gli amanti dell'astrologia diciamo che è un sagittario. Legge abbastanza e il suo libro preferito è Furore e mistero di René Char. Non ama particolarmente la televisione, il suo pittore preferito è Picasso. Va poco a cinema, infatti il suo film che rivede spesso è Sinfonia pastorale, una vecchia pellicola firmata da Jean Delenois. Francese puro sangue, ha un cantante del cuore, Charles Aznavour, che resta un idolo per le vecchie generazioni, come Edith Piaf o Yves Montand. Macron ha detto di sé: «Sono uno libero. Ho lasciato la banca e mi sono interessato del socialismo. Ho lasciato Hollande quando non mi riconoscevo più in lui. Vado per la mia strada, ma ascolto le critiche». Per molti intellettuali Macron può rappresentare il nuovo e la speranza del futuro. Lo hanno sostenuto Henri Bernard Lévy e Combendy, Pennac e Hollebach, ma altri come Régis Debray lo considerano una semplice palude. Depardieu ne dice peste e corne. Non ci vorrà molto tempo per decifrare la scrittura del nuovo presidente della Quinta Repubblica Francese. Lo aspettano a Berlino e Macron incontrerà la Merkel all'ombra della moglie Brigitte, che sarà ufficialmente consigliere del presidente.